Alors, ce que je vais vous dire ici maintenant. E adesso il professore ci parlerà delle sue riflessioni che si basano su quello che ha visto e vissuto concretamente, i dati che ha partecipato, le iniziative a cui ha assistito, che si sono avviate in diversi paesi, in diverse parti del mondo, a volte partendo da un livello micro e a volte però arrivando anche a un livello macro. E questo serve in particolare a sottolineare questo enorme cambiamento che c'è stato rispetto agli anni 70 per tutto quello che riguarda la situazione dei media, il potere dei media e i rapporti con la nostra vita. Bon, mais pour expliquer ce que je vais dire, je vais le situer aussi. Moi je crois, le diagnostic que j'ai sur cet emprunt, ce qui est en train de se passer, la crise financière, etc. Moi je crois personnellement. Allora, la diagnosi sulla attuale crisi finanziaria e non solo che stiamo vivendo, il professore per lui e non solo per lui, anche secondo quello che pensano molti altri, non è affatto una crisi passeggera, non è una questione di 2 o 3 anni, è una crisi a carattere strutturale, è una crisi del sistema capitalistico che non riesce più a ricostituirsi in quanto sistema. E a questo punto, parlando da utopista, ma è anche l'utopia quella che aiuta a vivere, andiamo a vivere degli anni in cui tutto è possibile, in cui potremo ritornare a considerare utopie che già in passato avevano indicato la necessità di aggiungere all'impegno dello Stato l'impegno alla partecipazione civile. E ritornare a quello che è stato affermato ai tempi della prima internazionale, anche perché quando si parla di più Stato, deve esserci più Stato, che cosa vuol dire questo? In realtà non vuol dire niente, vuol dire che serve semplicemente a rimandare di qualche anno cercare di ritardare, di rallentare ritardare quello che dobbiamo fare per affrontare la crisi reale e perdere soltanto qualche anno. E in realtà questa crisi si può risolvere soltanto se l'impegno dei cittadini viene a salvarsi con a intervenire con forza in quelli che sono i problemi della società. Associazione dei citoyens au problème de la société. Au problème de la société. C'est un problème clé celui-là. Et c'est ce que. Évidemment, ceux qui réclament les nationalisations, etc., ne veulent pas entendre parler. Alors, comme je ne veux pas prendre trop de temps, je vais essayer de synthétiser ce que finalement je retire de ces débats sur finalement le rôle des médias dans les. Sì, cercando di tirare le fila di tutta questa. Di questo dibattito di oggi sul ruolo dei media nella società. Ci sono due elementi che si impongono alla riflessione. Primo, attualmente rispetto agli anni 70 si assiste a una vera e propria moltiplicazione di quelli che sono gli attori e i protagonisti, gli attori politici e sociali e culturali. Tutta una serie di attori nuovi che sono emersi e si sono affermati sulla scena adesso, in questi tempi più recenti, e che non c'erano invece negli anni 70. Gli anni 70 da questo punto di vista erano più deboli, non ci stavano le reti sociali, non ci stavano i movimenti sociali che ci permettono di pensare, di profilare delle possibilità alternative. E anche con tutta la dinamica, con tutta la gravità delle discussioni che ci sono all'interno di questi gruppi. Secondo punto, una parola intraducibile in francese, comunque sia ben spiegato, che viene dall'America Latina, dal Brasile, dal Messico, la sudanizzazione, questo rapporto fra comunicazione e mezzi di comunicazione e cittadini. È una parola che nasce proprio dalla lotta che è stata avviata in Brasile e in Messico contro i monopoli, in particolare contro i monopoli televisivi. La sudanizzazione, la sudanizzazione dei problemi di comunicazione.
C'est intéressant parce que c'est un concept qui est né à l'intérieur de leur propre lutte contre le monopole Televisa au Brésil, au Mexique, ou Globo au Brésil. Alors, pour résumer, je crois qu'il y a d'abord un premier principe qui est en train de... Il primo principio che vediamo avanzare e guadagnare terreno si riallaccia a un concetto che già c'era negli anni 70 che poi era stato velocemente accantonato, il diritto alla comunicazione. E adesso diventa ancora più importante perché si cerca di affermarlo come un nuovo diritto umano. E questo si contrappone in maniera totale alla visione invece restrittiva della diversità come diversità circoscritta alla offerta esistente sul mercato. La vera diversità la poteva avere soltanto con una diversità, con una ricchezza di protagonisti diversi che ci daranno delle offerte culturali, dei contenuti, dei valori culturali diversi. E a questo punto è molto importante la riflessione sui diritti umani portata avanti dai giuristi, dagli internazionalisti soprattutto. Considerando diritto umano, diritti umani tutti i diritti che creano le condizioni per l'armonioso sviluppo delle persone, per il recupero della dignità umana e per la libera espressione della dignità umana. E a questo punto il diritto alla comunicazione diventa fa parte di questa famiglia dei nuovi diritti umani. Est très important parce qu'il y a toute une réflexion sur le droit à la communication comme un droit humain. Comme un droit humain, c'est un droit qui finalement fait partie de la définition de notre dignité. Questo è il primo principio. Il secondo principio, vediamo che si incentra sulla riflessione sul controllo del sistema finanziario. Diciamo in qualche modo anche accelerato per effetto della crisi attuale e sui beni pubblici comuni. Pensiamo all'acqua, pensiamo alla finanza, pensiamo al denaro. E aspetti di questi beni pubblici comuni che sfuggono in qualche modo, devono sfuggire, devono sottrarsi alle regole di una logica di mercato. Questo lo vediamo in particolare adesso con la crisi attuale che pone in pericolo tanti cittadini e larghi strati della società. Questa discussione, questa riflessione sui beni pubblici comuni è ancora in una fase embrionale, si riallaccia alla filosofia dei beni pubblici comuni, dei servizi pubblici, ed è iniziata già a livello micro con il software libero. E adesso si riallaccia, si allarga come riflessione all'idea dei servizi pubblici, dei beni pubblici comuni che sono beni di tutti i cittadini, di tutta la società, che non devono essere appannaggio esclusivo di chi sta in un ufficio, chi sta in una banca o chi ha una... dei privilegi particolari, ma che riguardano tutti i cittadini in quanto persone che vivono nella società.